Sono Valentina Maria Donini e rappresento la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Lavoro in SNA dal 2015 e mi occupo di anticorruzione. In particolare sono docente della materia prevenzione e contrasto alla corruzione in diversi corsi, da quelli più generali a quelli più specialistici. E faccio anche ricerca su questi temi portando la mia esperienza di comparatista. Dall'ottobre del 2021 rappresento la SNA, le attività di Open Government Partnership. La Scuola Nazionale dell'Amministrazione ha quindi partecipato al processo di co-creazione del quinto NAP, assumendo la responsabilità di due impegni nell'ambito dell'azione 2, prevenzione della corruzione e integrità. In particolare, la SNA ha assunto l'impegno di realizzare una comunità di pratica per i responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza e partecipa a un altro impegno per quanto riguarda la creazione di reti a supporto e tutela del whistleblower, cercando di promuovere modelli innovativi di formazione sia per quanto riguarda la gestione delle segnalazioni, sia per quanto riguarda la promozione di una maggiore consapevolezza su questo istituto tra i dipendenti pubblici che ancora oggi lo considerano con una certa diffidenza, se non addirittura ostilità. Sono molto felice di rappresentare la SNA nel forum multi stakeholder per vari motivi, anche perché credo fortemente nell'importanza della formazione, formazione che è imprescindibile in una reale e concreta strategia di prevenzione della corruzione. E poi la formazione è fondamentale per creare e sviluppare quei famosi anticorpi della legalità, che sono poi l'unico strumento, l'unica arma realmente efficace contro corruzione e maladministration. Per questo motivo la SNA è molto felice di poter fornire la propria esperienza e la propria competenza su questi temi. Per il futuro ci auguriamo di sviluppare sempre maggiori sinergie e collaborazioni con altre pubbliche amministrazioni, ma anche con la società civile, allo scopo di definire partecipare alla definizione delle politiche del governo aperto e di poter dare tutti il nostro contributo. Io personalmente sono molto felice di poter essere qui oggi e poter dare anche io il mio contributo.